Perde la madre ad una giovane età. È sempre stato afflitto da una cagionevole salute. Viene arrestato dalla polizia di Napoleone. Eppure questo era un uomo di infallibile determinazione e infinita fiducia in Dio. Un uomo che veramente ha vissuto le parole «Nunc cepi, ora comincio». Così, andando a Torino, il giovane Lanteri si avvia verso il centro, il cuore stesso della cultura e della vita della sua nazione. Dunque, Padre Lanteri senza dubbio in questa città ha sentito l'esigenza della preparazione, ma anche del scendere nel concreto della vita delle persone che incontrava. E quindi bisogna fare una rete di sostegno verso il Papa Pio VII. Ma Lanteri con coraggio guarda non al suo bene personale, ma al bene della Chiesa, quello che è il maggior bene della Chiesa. Ad una donna dice che c'è qualcosa di eroico nell'incominciare di nuovo, non solo ogni giorno, ma ogni ora di ogni giorno. In uno dei suoi scritti conferma che se io dovessi cadere anche 1.000 volte al giorno, con la pace nel cuore mi rivolgerei a Dio 1.000 volte al giorno per implorare il suo perdono e ricomincerei di nuovo.